Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video vlog dalla Croazia. Oggi è sabato 30 luglio e andiamo a fare una cosa fighissima. Oggi infatti non si va al mare, ma andiamo a fare un giro in un parco interamente naturale all'interno del quale ci sono delle bellissime attrazioni, diciamo, naturali da vedere, e ovvero delle cascate, dei laghi. È una cosa bellissima. Sono, non so neanche io quanti chilometri di parco, ci sono tantissimi percorsi, infatti in un giorno non sarebbe neanche possibile, neanche volendo, farlo tutto a piedi. È talmente grande che all'interno del parco ci si sposta in macchina. Comunque nulla, ho visto delle foto, sono bellissime, tutti i posti sono uno più bello dell'altro. Il parco si chiama tipo parco di Kirba, non mi ricordo, però comunque vi lascio le informazioni scritte qualora qualcuno di voi dovesse essere interessato. E nulla, adesso prendiamo la macchina. Il parco, l'entrata del parco è a un'ora di distanza da noi, però poi appunto, come dicevo, anche all'interno del parco ci si sposta in macchina, però iniziamo ad arrivarci. Noi abbiamo già preso i biglietti online, quindi dobbiamo solo andare lì e parcheggiare e iniziare la visita e soprattutto iniziare a camminare, perché oggi si cammina un po'. Amici, siamo arrivati al parco e stiamo iniziando fare i primi 900 metri per arrivare al primo punto che ci interessa, diciamo, da dove vedremo delle bellissime cascate. Ora sarà meglio che io mi concentri su dove metto i piedi. Aggiornamento, abbiamo fatto la prima tappa che è durata parecchio, era quella più lunga, siamo stati 2 ore e mezza a vedere tutto quello che avete visto fino adesso. Adesso ci siamo spostati con la macchina, ci abbiamo messo una mezz'oretta per arrivare nel nostro secondo obiettivo, cioè non è che è un tour a tappe, cioè tu decidi dove andare, no? E questa è la seconda tappa del tour che abbiamo preparato ieri sera io e mio papà. E nulla, siamo qui a vedere delle altre cascate. Quarta e penultima tappa in corso. Non vi ho fatto vedere nulla della terza perché ci siamo semplicemente fermati in un monastero, tappa che è durata tipo un 20 minuti, e adesso però stiamo a vedere delle altre cascate. Vi faccio vedere quello che vedo io, che è tipo spettacolare. Non abbiamo ancora finito la visita, ma sicuramente la parte più bella che abbiamo visto finora è a mani basse, la prima, più che altro perché abbiamo avuto la possibilità di vedere le cascate da vicino e poi erano davvero spettacolari. Infatti era anche il punto in cui c'erano decisamente più e più persone. Qui ci sono letteralmente 2 gatti, lì c'erano centinaia di persone. E manca in realtà ancora una tappa. In realtà anche per queste cascate che vi ho appena fatto vedere c'è la possibilità di scendere e andarle a vedere da vicino. Adesso vediamo che cosa decidiamo di fare. Comunque fa caldo, nonostante siamo nel verde, fa caldo, ma va bene così, direi. Ciao amici, aggiornamento delle 6.35, siamo praticamente a 5 minuti da casa. Adesso io sono l'unica in macchina perché i miei e mia sorella sono entrati qua alla Lidl che stanno prendendo delle cose, perché anche domani sera preferiamo mangiare a casa. In ogni caso, nulla, la giornata di oggi è stata
fighissima, non è ancora finita perché in realtà stasera usciamo a cena, tardissimo tra l'altro, la prenotazione è alle 10, ma va bene, e almeno abbiamo un po' il tempo per riposarci perché siamo abbastanza cotti. Anzi, adesso vi dico, meglio guardiamo insieme perché non lo so neanche io, quanti chilometri abbiamo fatto. Ok, abbiamo fatto tutti questi passi, 16.000 passi, e sarebbero 12 chilometri, tenendo conto che spesso il mio telefono si perde via dei chilometri, però insomma sono tanti anche così. E là, allora, noi siamo tornati a casa, i miei sono stati tipo 30-40 minuti dentro la Lidl, io nel frattempo ero lì a bollire in casa, cioè non in casa, in macchina. Adesso però siamo a casa, e boh, siamo a casa forse da un'oretta e mezza, due. Mia sorella e mia mamma si sono un po' riposate, mio papà non lo so, stava smanettando un po' con l'iPad, non so cosa stava facendo, se cose di lavoro o stava anche lui staccando un po' la spina. Fatto sta che anche io ero lì con il mio computer perché stavo editando i nuovi video, e nulla, adesso ho praticamente finito di editare tutto quello che potevo editare, mi manca solo la giornata di oggi in realtà, però tra poco in realtà dobbiamo uscire. Anzi, mi sa che dovrei andare a cambiarmi. Prima di andare volevo farvi vedere questo braccialetto, tipo con il laccio e poi ha questa perlina trasparente che abbiamo comprato in una bancarella qui a Spalato. Invece questo qui l'avevo preso io a Corfù, faceva parte di un tris di braccialetti che ho preso a Corfù. E poi sempre a Corfù, quando ero con le mie amiche, ho preso anche, non riesco a farvela vedere, una cavigliera stupenda. Amici, sì, è stata un'uscita molto breve per voi perché vi ho fatto vedere solo la cena. Siamo appena tornati a casa, è mezzanotte e mezza, oggi abbiamo cenato tardissimo. Sono stanca morta, quindi adesso mi butto subito nel letto, ma proprio diretta. Quindi nulla, volevo ringraziarvi per aver seguito il video, spero vi sia piaciuto come sempre. Se è così e se volete continuare a vedere i vlog dalla Croazia, già lo sapete, lasciate tanti pollici in su. Detto ciò, vi mando un grosso bacio. Vi voglio bene, ci vediamo domani o comunque al più presto con una nuova puntata dei vlog qui dalla Croazia. Cosa ridi? Ciao amici, alla prossima!